Ok, Road TV Italia è qui a Piazza del Giardo con Mimmo Loffredo, operaio di Pomigliano, che è qui a testimoniare la sua presenza e il suo appoggio a De Magistris. Come mai? Perché abbiamo valutato nel tempo, durante la vertenza specialmente basata sulla questione di Pomigliano, abbiamo valutato la vicinanza anche a determinate tematiche da parte di De Magistris, e quindi pensiamo che comunque tra lo scenario che c'è oggi in campo sia uno che possa parlare di lavoro e possa parlare dei lavoratori attraverso anche la nostra voce. Quindi. E diciamo che storicamente avrebbe dovuto essere Morcone, cioè il candidato del Partito Democratico, il candidato che doveva un po' portare avanti le istanze dei lavoratori. Come mai questa scelta apparentemente contraddittoria, alternativa? Allora, la verità è che il Partito Democratico è da un bel po' di tempo che ha abbandonato le tematiche legate al lavoro, e in special modo proprio sulla Fiat, diciamo, il Partito Democratico ha deciso in maniera sulle tematiche della Fiat, ha deciso di appoggiare Marchionne e non certamente i lavoratori, dicendo che comunque tutto sommato il piano che stava avanzando era un piano da appoggiare, anche se con qualche distinguo, ma tutto sommato andava in quella direzione. Noi invece abbiamo dal primo momento, diciamo, detto che quel piano andava rigettato, e al nostro fianco ci siamo ritrovati innanzitutto il Partito della Rifondazione Comunista, del quale io faccio parte e che ha fatto una battaglia su questa cosa, ma in alcune situazioni ci siamo ritrovati proprio Luigi De Magistris al nostro fianco, che è venuto a Pomigliano a parlare con i lavoratori per cercare, appoggiandoci in questa battaglia che abbiamo portato avanti. Quindi avete fatto una scelta sulla base dell'effettiva presenza sul campo al vostro fianco delle persone. È chiaro, io penso che innanzitutto i lavoratori devono essere protagonisti e quindi partire dal loro punto di vista, però è chiaro che poi quando si fanno delle scelte e si decide di appoggiare l'uno o l'altro leader, è chiaro che questa scelta ricade su chi ha dimostrato nel tempo di stare al tuo fianco, non certamente chi ha deciso di appoggiare chi invece è avverso alle nostre posizioni. Mimmo, ma com'è la situazione attualmente a Pomigliano? Si è normalizzata la situazione? L'ordine regna a Pomigliano? No, a Pomigliano in questo momento c'è una fase di stasi, perché dopo i referendum di Pomigliano e di Mirafiori e gli accordi siglati con i sindacati di FIM, Wilm e Fismic ed altri sindacati che hanno sottoscritto gli accordi di Marchionne, c'è stato un periodo adesso di stasi, però si sta rimettendo in piedi, diciamo, una mobilitazione a partire anche dalle azioni legali che si terranno e che la FIOM in primo luogo ha deciso di portare avanti e che saranno presentate a breve a Torino per fermare questo piano. Quindi la battaglia continua? Sì, continua sicuramente sul piano legale, ma continua e dovrà continuare assolutamente anche nelle piazze e tra i lavoratori. Ciao, come mai ti trovi qui a Piazza di Gesù? Sono qui per sostenere Luigi De Magistris come sindaco di Napoli, sperando che ce la facciamo, perché comunque è una battaglia difficile, però siamo convinti che ci possano essere le condizioni per determinare un cambiamento in questa città. Vedo che porti questa bandiera molto... Questa è la bandiera della Federazione della Sinistra, dei comunisti e dei socialisti di sinistra, che stanno con noi e che sostengono in maniera convinta la candidatura di Luigi De Magistris per questa elezione. Ma avresti appoggiato De Magistris a prescindere dalla diciamo alleanza con Ferrero, oppure è stato decisivo? È decisiva questa scelta, perché è chiaro che io sono un militante della Federazione della Sinistra e di Fondazione Comunista, quindi sono contento che sia arrivati a questa cosa. Sicuramente se la Federazione della Sinistra avesse appoggiato Morcone, probabilmente non sarei impegnato in una campagna elettorale come invece penso di fare in questo caso. Quindi De Magistris è un elemento decisivo per l'impegno proprio anche della federazione. De Magistris può risultare effettivamente l'elemento che possa scardinare questa politica? Speriamo. Ci crediamo tutti, dobbiamo metterci tutti a lavorare perché questo avvenga, perché poi comunque sappiamo che è difficile questa città cambiare, però ci sono tutte le premesse perché questo possa avvenire. Okay.